Ragazzi, sono davvero senza parole. Ciao a tutti ragazzi, io sono FM Production. Oggi siamo qui nel vlog speciale per i 108 iscritti. 100 iscritti, facciamole. E questo vlog si dividerà in due, cioè sarà la parte domande e risposte fatte da voi e ci sarà la parte contest, vinci una intro anche se non sei uno youtuber. Quindi partiamo subito. Ok, partiamo con le domande. La prima domanda è stata fatta da Marco Plazzotta, che saluto. Perché hai iniziato a fare i video e poi caricarli su YouTube? Ma allora, diciamo che questa passione è cominciata nel lontano 2009, dove su un canale che si chiamava Federico. Federico, avevo pubblicato un video su una recensione di uno Skifido Robotic, mi pare, che poi ho cancellato perché aveva 3 visualizzazioni, cioè tutte e 3 io. E quindi è tutto cominciato lì, poi ho riaperto il canale nel... non mi ricordo mai la data. 28 dicembre 2014, quindi... Seconda domanda, n.morocutti8 chiede: come ti è venuta l'idea di creare questo canale? Allora, l'idea è proprio... ho preso un po' spunto, cioè sono stato un po', come si può dire... motivato da GMM Entertainment lì, che faceva già video da un po' più di me, quindi ho cominciato a fare questi video su divertenti, cortometraggi, queste cose così, quindi... Terza domanda, Matteo ci scrive: quanti video fai ogni settimana? Allora, in media faccio 3 video a settimana, fino al sabato, e poi di domenica ci sono gli extra, che dipende dai mi piace che voi mettete, quindi spolliciate! Quarta domanda, allora official.nick ci scrive: come pensi possa continuare la tua carriera da youtuber? Ma spero bene, perché 100 iscritti in 3-4 mesi. Speriamo, sì, 2000 visualizzazioni, spero che vada avanti bene, quindi... Quinta domanda, allora GMM Entertainment, che saluto, chiede: insalata con cipolle o senza? Direi proprio con cipolle. Sesta domanda, Mattia Bellina 00 chiede: quanto tempo impieghi a fare questi video? Allora, i gameplay ci impiego 2 ore a episodio circa, poi dipende da quante volte muoio. Se tipo Battlefield, poi Minecraft, quello è diverso. I cortometraggi è un po' più lunga perché bisogna trovare la gente che ti venga a fare il video, montarli, mettersi a fare gli effetti, caricali, tutte quelle cose lì ci vuole un po' di più, tipo... se io li registro il sabato, escono il sabato dopo perché c'è molto lavoro. Quindi passiamo alla prossima domanda. Lorenzo 00 ci chiede: perché non rispondi alle nostre domande che ti facciamo? Allora, settima domanda: perché non fai legna? Paro di idee ci scrive: perché non fai legna come dice tua madre su Facebook? Ce la posso fare. Poi se non ho risposto agli altri è perché sì, le domande sono quasi tutte uguali. Quasi tutte uguali. E quindi la parte 1 è finita. Ora passiamo alla parte contest. Allora, come si fa a vincere questo concorso? Per vincere questo concorso bisogna essere iscritti al canale, mettere mi piace al video, commentare con scritto partecipo e poi verrete estratti sotto questo video con un sito su internet. Vi estrarrò diciamo i primi 2, a cui creerò una intro. Se siete dei youtuber vi creerò la intro per il vostro canale come la volete, la rifaccio quante volte volete. E invece per i non youtuber vi faccio sempre una intro magari con il vostro nome, con qualcosa che vi rappresenti, sempre se volete. Volevo dirvi che ho cambiato tastiera e mouse, ho preso il Kit Devastator, se volete, con i DPI variabili in base al colore, e la tastiera. Kit che costa circa 30 euro, lo troverete in questa stupenda scatola. Si vede, spero si veda.
questa stupenda scatola e se volete vi farò una piccola recensione e... se volete vi faccio una piccola recensione e anche i test molto accattivanti. Ok dai, per questo speciale è tutto, vi ringrazio per tutto e tutto, 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 tutto. Per esservi iscritti nel mio canale, per quelli nuovi iscrivetevi se volete gameplay, cortometraggi, cose stupide tipo i live su Hangout. E, quindi commentate, iscrivetevi al canale, commentate con scritto partecipo per vincere la Inter youtuber e non youtuber, me lo comunicherete, vi contatterò io, non so, su Google. E ci vediamo alla prossima.